Ragazzi, mi sta chiamando il dottor Timothy! Ascoltatemi bene! Si vede male! Il nostro nuovo libro! Il viaggio nel libro dei libri di Eric e Dominique! È il libro dei libri! E di nuovo il dottor Timothy! Ora vedete, sono nella fabbrica che stampa il vostro libro! Che ci fai lì? Sono qui per distruggere il vostro libro! Cosa? No, dottor Timothy, no, fermati! No, ho sbagliato! No, no! Fermate tutto! Fermi! Oh no, che guaio! Che è successo? Ha rovinato il libro oppure no? Bene, ci siamo. Entra, chiudiamo per bene. Ecco qua. Sì. Sì. Copriamolo con questo. Sì. E poi con questo qua. Così. E mettiamo anche questa qua, così, ecco. Che altro? Questi, sì, questi qua. E anche questa. Così ci siamo. È perfetta. Oh, anche tu? Sì, e anche tu. Manca ancora una cosa. Ecco, ecco, anche tu piccolo Leo, anche tu. Perfetto, così nessuno potrà scoprirlo. Leo, dove vai? Mi servi, devi stare qui per rendere tutto nascosto. Vieni! Stai qui e stai immobile, ok? Stai immobile. Micia! E quello cos'è? Eric! Cos'è questa strana cosa gigante al centro di stanza? Oh, che c'è? Di cosa parli? Al centro di stanza? Ma io non vedo niente. Cosa c'è al centro di questa stanza? Boh. Perché, Dominique? Tu noti qualcosa di strano? Io no. Eppure ci vedo. C'è una cosa gigantesca coperta coi cuscini. E si muove anche. Perché si muove? Perché si muove? Ma cosa? Cosa si muove? Si muove! Ma dove? No, Dominique, non farci caso. Non è assolutamente nulla. Ma ehi, Leo! Insomma, Eric, possiamo avere una spiegazione? Ah, tu intendi questa cosa? Va bene, te lo dico, però vieni qui, è un segreto, vieni. Ok. Questa cosa è una cassaforte. Una cassaforte? Oh, sì, una cassaforte, nascosta addirittura. E indovina cosa c'è lì sotto tante cose? Indovina un po'. Cosa c'è? La cosa più preziosa che noi abbiamo. Che cos'è? Il nostro nuovo libro. Sei lì sotto! È una cassaforte, l'ho messo lì per nasconderlo. Quindi non devi dirlo. E perché l'hai nascosto? Beh. No, aspetta, che sto dicendo? La vera domanda è: ma ti sembra davvero nascosto? Sì, perché? Si nota? Buongiorno ragazzi! Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Nevillo, chi siamo? Insieme? Insieme, sì, insieme. Insieme. Piano butterai tutto giù. Tutto cosa? Io non vedo nulla. È volato un cuscino. Tutto cosa? Non vedo niente. Dai, Eric, si vede. Davvero tanto? Mi dispiace, ma Eric, che fai? Ma a me sembra un'idea pessima. No, ma ci ho impiegato tanto. Ma a me serve il libro. Ma che cosa ancora? Io te l'avevo detto, è in un posto sicuro. Ragazzi, voi avete già visto il nostro nuovo... Ma dov'è Eric? Dicevo, il nostro nuovo libro. Eccolo qui, il viaggio nel libro dei libri di Eric e Dominique. Lo avete già prenotato in tantissimi in un solo giorno. Grazie ragazzi, siamo felici che vi piaccia e che siate felici proprio come noi. È il nostro nuovo romanzo con tantissime illustrazioni bellissime, con tante avventure incredibili, e leggendolo vi divertirete tantissimo. Non vediamo l'ora che possiate averlo tra le mani. Potete prenotarlo già adesso su Amazon, così vi arriverà a casa. E per tutti
quelli che lo prenoteranno insieme al libro, vi arriverà un regalo che abbiamo pensato per voi. Un nostro regalo per voi che troverete dentro il libro, ovvero una raccolta di adesivi esclusiva con le nostre firme e tantissimi adesivi. Ovviamente noi siamo contenti, felici, felicissimi. Ma c'è un problema! Il dottor Timothy ci ha detto che vuole distruggerlo e non sappiamo neanche il perché. Ed è per questo motivo che io l'avevo nascosto. Questa qui è l'unica copia che abbiamo, perché le altre si stanno ancora stampando. Sì, sei l'unico al mondo al momento. E quindi, se qualcuno entrasse in casa nostra per rubarlo, non potrei sopportare tale perdita. È per questo che l'ho nascosto. Ho capito, Eric, è chiaro, ma l'hai nascosto male. Se vuoi fare qualcosa per proteggerlo, devi fare qualcos'altro. Ci vuole un'altra soluzione. Comunque, un modo troveremo, risolveremo anche questa situazione. Fermeremo assolutamente il dottor Timothy e tutti voi riuscirete a ricevere a casa una copia del nostro libro che avete ordinato. Ce l'ho! Ho l'idea! Vieni qua che te la spiego. Vieni qua. Visto che ovunque lo nascondo, il dottor Timothy potrebbe trovarlo, ho deciso che io con queste mani farò un libro clone, un finto libro di questo libro. Così, quando il dottor Timothy vorrà rubarlo, lui prenderà quello finto e noi teniamo quello vero. Vuoi fare un finto libro? E come vuoi farlo? Fai fare a me! Mi serve una stampante! Qualcuno me la prenda! Che? Qualcuno chi? No, stavo scherzando! Me la prendo da solo, qualcuno io! Ecco, bravo, vai! Mica te l'avrei mai chiesto! Vai! E poi, a proposito, metti a posto, sistema! Oh sì, subito! Ma prima la stampante, poi tutto quanto a posto! Eccola qua! Per prima cosa, accendiamo! Eric, davvero, non capisco cosa credi di fare con quella! Non si stampa un libro con una stampante in casa! Ma noi non dobbiamo fare un libro! Dobbiamo fare un finto libro! Fai fare a me! Fotocopiamo! Ecco qua, sì. Ci vuole un po'. Ecco, sta iniziando a uscire. Ma cos'è? La copertina, Dominica, la copertina. Guarda. Sì, lo vedo che è la copertina. Adesso abbiamo un'altra copertina. Eccola, praticamente identica. Insomma, però è venuta bene. Ma è solo un foglio, mica un libro. Aspetta, Dominica, abbi un po' di pazienza. Ah, il retro? Ecco, lo vedo. Arriva anche il retro della copertina. Dai, veloce. Eccolo qua. Fantastico. Vedi? Messo così sembra già un libro. Non è troppo piatto, troppo fino. Dobbiamo fare altro. Oh, va bene. Che stai facendo adesso? Aspetto. Ok, aspetto. Ci siamo. Ma che stai facendo, Eric? Cosa stai facendo? Non ti appoggio, faccio un attimo. Davvero, non sto capendo. È venuta. È la tua faccia. È venuta? Sono venuto bene in fotocopia. Puoi alzarti. Ah, ok. Eccola qua. È bellissima. È persino meglio di come... C'entra col libro, cosa ti serve? Il libro, no, niente. È solo che era divertente, volevo farlo. Cosa? Eric, il libro, dobbiamo pensare al libro. Anche se è troppo divertente. Lo appendiamo qui. Lo sai cosa sembri? Cosa sembro? Un australopiteco. Sì, sembro veramente un uomo primitivo. Una scimmia primitiva. Comunque hai ragione. Serve uno spessore per questo libro e io so come fare. Ma che stai combinando? Sto lavorando. Bene, eccolo qua il nostro libro. Ma un pezzo di polistirolo. Nick, finché non metto questo, così diventa un libro. E si colla, ecco qua. Non esagerare con la colla. Sì, non preoccuparti. So quello che faccio. L'ho già fatto altre volte. Hai creato finti libri? No, ho incollato. Praticamente è
Spettacolare. Perfetto, anche il retro è attaccato. Ed ecco a voi ragazzi il finto Il viaggio nel libro dei libri di Erika e Dominique. Ma è di polistirolo, è leggerissimo. Questo lo stai dicendo tu, cosa vedi? Un libro? Sì, in effetti da qui sembra un libro. Guardalo, 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 è un libro. Più o meno. Ma più più che meno. E anzi, sai cosa facciamo? Adesso lo mettiamo qui accanto agli altri nostri libri. Sono un genio! Vedendolo accanto ai nostri libri, il dottor Timothy ruberà questo qua sicuramente. E un po' mi dispiace onestamente, perché è venuto proprio bene. Però noi abbiamo il solo e unico originale, finché non saranno stampati anche tutti gli altri per voi. E in quel caso avremo tutti quanti i soli e gli unici originali. Ok Eric, questa è fatta, ma ti ricordi che cosa abbiamo visto ieri? Il dottor Timothy nella videochiamata ci ha fatto vedere che era nella fabbrica dove stanno stampando i nostri libri, tutti i nostri libri, e lui era lì per distruggerli, per fermare la stampa. Quindi non penso che si fermerà a rubare quella copia. Lui vuole eliminarli tutti. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo capire che cosa è successo in quella fabbrica, dobbiamo essere sicuri che i nostri libri siano salvi. Dominique, insomma, una cosa alla volta. Eric? Ok, fammi concentrare. No, 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 Eric. Fammi pensare, aspetta. Ma no, guarda lì! Che ci fanno quelli lì? Aspetta, aspetta. Quella è una videochiamata. Una videochiamata? Ciao, saluta. Ci stanno vedendo? Saluta. Ciao, carissimi, ciao. Come va? Come va? Come va? Non mi sembra che va bene. Perché è legato? Non è colpa mia. Zitto, sciocco! Me la pagherai, incapace! Non l'ho fatto apposta! Ma che succede? Non lo so, stanno litigando? Insieme! Devo dirvi che ho intenzione di distruggere il vostro libro! Cosa? Pure tu! Perché? Ed è solo colpa sua! Non è colpa mia! Zitto! Questo incapace voleva modificare le pagine del vostro libro e ha sbagliato! Ha messo un mio segreto tra le pagine! Veramente è una tua foto! Stai zitto! Io non posso permettere che i miei segreti vengano svelati! Ed è per questo che distruggerò ogni singola copia del vostro libro! E perché io sono qui legato? Ho detto che devi stare zitto! Ok, ok, va bene! Stai zitto! Ok! Stai zitto! E adesso, addio! Cosa? Per sempre? Ciao comunque, è stato un piacere sentirvi. Non posso crederci, quello che sta succedendo è incredibile! Ecco cosa diceva di aver sbagliato il dottor Timothy, li hai sentiti? Per colpa del dottor Timothy stanno stampando per sbaglio una foto del dottor Ginyu nel nostro libro. Ma ha detto che è un segreto, e se è un segreto, allora in quella foto si vede la sua vera faccia! C'è la sua vera faccia in una foto, in quella fabbrica! Forse potremmo scoprirla! Forse si sta stampando nel nostro libro? No, aspetta un attimo! Lui ha detto che vuole distruggere tutto, vuole distruggere il nostro libro! Se non lo fermiamo, il nostro libro non ci sarà più! Non sarà da nessuna parte e non arriverà nessuno! E nessuno potrà leggerlo! No, 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 è fuori discussione! Noi lo fermeremo! Adesso dobbiamo trovare il modo, ma lo fermiamo! Dottor Genio, dottor Timothy o chiunque altro nel mondo, non farete mai nulla al nostro libro, ok? Troveremo il modo, ne sono sicura. Insieme, 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 insieme.